insomma, mi piace venire alle sfilate, mi piace poi comunque rendere mio quello che indosso, aggiungerci qualcosa di mio sempre. Bibloss, non lo so, mi piace spesso, mi vesto di bianco quando vesto Bibloss, perché comunque ha dei tagli particolari. Il bianco è anche un colore, magari a volte un po' difficile anche per comunque delineare il corpo se stai in televisione o sulle foto, però fa dei tagli particolari, quindi oso. L'ispirazione nasce da un libro che ho comprato sulla natura giurassica, quindi questa vegetazione ultra lussureggiante che mi ha ispirato moltissimo. E poi ho voluto combinarla invece con qualcosa di estremamente futuristico, quindi un cyborg. Quindi dalla combinazione, della sublimazione di queste due anime apparentemente inconciliabili, ho cercato di ricreare questo essere supernaturale, ho chiamato. Scarpe altissime, ma io ho puntato soprattutto sugli abiti e sui capispalla, che sono secondo me la parte più forte e innovativa della collezione, soprattutto quando c'è l'agugliatura tra stampa e lana e panno, che secondo me è una cosa molto innovativa. Panno e stampa insieme, agugliati, si fondono, che fanno intravedere i grafismi di questa natura ultra lussureggiante.